ci ritroviamo con il coach della Cereale, Beppe Foti. Francamente, nel pre-gara ti aspettavi un esito del genere, 51-84, una vittoria schiacciante. Ma onestamente no, io dall'inizio del campionato vi dico la Vis è una delle migliori squadre di questo girone. Loro sicuramente vengono da problemi, mentre noi abbiamo per fortuna rotazione lunga, ci stiamo allenando bene, abbiamo superato i problemi di infortuni che abbiamo avuto nei primi 3 mesi e onestamente la pausa ci ha un po' fatto male, però oggi anche mentalmente abbiamo ripreso. Comunque ripeto, non mi aspettavo un risultato così positivo, infatti sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Per il quintetto locale, statistiche sicuramente da rivedere, 3 su 16 da 2 dopo 2 quarti, insomma è andato tutto male, merito della vostra difesa o merito di un calo di concentrazione continuo? Ah, io onestamente non mi sento di giudicare loro perché non so da che settimana vengono. Noi abbiamo preparato molto bene tatticamente questa partita perché li temevamo, loro giocano una pallacanestro diversa da quella che fanno la maggior parte delle altre squadre, quindi tutta la settimana abbiamo lavorato su questo. Devo dire che siamo stati bravi, un po' meno a concedergli qualche tiro di troppo da 3 punti, però ci sta, noi volevamo chiudere tutte le situazioni che derivano dai loro blocchi shake, dai loro pick and roll e l'abbiamo fatto, penso, abbastanza bene. Ripeto, abbiamo dato qualche tiro da 3 punti in più, però bene così. Tuo giocatore Pietro Vazzana poco fa ha detto: non siamo più la squadra della seconda giornata del girone d'andata, siamo un'altra squadra, siamo molto più compatti. Il coach ha l'imbarazzo della scelta, specialmente sotto canestro. A suo avviso siete anche più forti del Trapani, quantomeno sotto canestro. Tu come la vedi? Io dico che il Trapani è la squadra più forte del campionato perché la classifica lo dimostra, hanno vinto con tutti e quindi non ci sono dubbi. Noi sicuramente non siamo la squadra della seconda giornata del campionato, le prime giornate d'andata, non siamo la squadra che ha perso a Reggio, non siamo la squadra che ha perso a Paternò, ma quello già si sapeva, che una squadra di questo genere, soprattutto dal punto di vista fisico, il nostro obiettivo è arrivare pronti quando servirà, quindi maggio e possibilmente primi di giugno, per cui anche la nostra preparazione era impostata da questo punto di vista. All'inizio abbiamo fatto un po' fatica, un po' siamo stati presuntuosi, magari ci sono servite quelle due sconfitte, oramai è dall'inizio di dicembre, fine novembre che immaginiamo gioco sia in casa che fuori e credo che in questo stiamo dimostrando sicuramente di essere una signora squadra. Le rotazioni sono lunghe, abbiamo 9 giocatori senza voler contare gli under che poi sono comunque 3 ragazzi che ci permettono di allenarci benissimo, ci alleniamo sempre in 12, il livello degli allenamenti è altissimo. Tutti i ragazzi sanno che ci sono partite in cui possono giocare di più e partite in cui possono giocare di meno. La forza di questa squadra è che magari oggi Naso e Leoncavallo hanno giocato 16-17 minuti, Vazzana e Paolo Antonio hanno avuto più spazio perché se lo sono conquistato in campo. Altre partite magari Vazzana e Paolo Antonio hanno meno spazio e viceversa. Questo per i lunghi, ma anche i piccoli. Cioè, Selmi l'anno scorso era una delle rivelazioni del campionato e giocava titolare con noi. Quest'anno è il quarto o quinto piccolo in rotazione, però i ragazzi hanno avuto l'intelligenza di capire che questo può essere la nostra forza se noi sappiamo sfruttarla e credo che dal punto di vista mentale siamo riusciti a capire cosa dobbiamo fare in campo e a renderci conto che ci può essere, ripeto, la partita in cui magari si ha più spazio, la partita in cui si ha meno spazio. Però avere tutti questi giocatori ci permette intanto di coprire eventuali infortuni e poi veramente di avere un livello veramente altissimo. In tanti rimpiangono il Catania nella B, è una bella vetrina per tutto il bacino utenza etneo, magari è Acireale la prossima formazione che può con coraggio affrontare questa nuova opportunità qualora arrivasse. Ma la società sta crescendo e credo che l'obiettivo di inizio campionato fosse questo. È logico che avere Trapani non ci permette di fare voli pindarici, però insomma, vista la situazione generale, io ritengo che chi arriva in finale non dovrebbe avere problemi ad avere il ripescaggio. È logico che in finale ci si deve arrivare, e quindi per arrivarci bisogna arrivare intanto nella migliore posizione di classifica possibile, perché non dimentichiamoci, ci sono Messina e Ragalmuto che stanno facendo 2 campionati. Ragalmuto come si aspettava, perché è una squadra molto profonda anche quella, con almeno 5 esterni che potrebbero giocare titolari ovunque e fare la differenza. Messina sicuramente è la rivelazione di questo campionato, sono ragazzi che stanno bene insieme, si conoscono e evidentemente il lavoro di Coach Anselmo a livello di risultati sta pagando tantissimo.
per cui sono lì, abbiamo Messina a 2 punti, Ragalmuto a pari, quindi non è niente di scontato. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, continuare a macinare il gioco, a essere cinici, un po' come il nostro obiettivo da un paio di mesi a questa parte è giocare un po' come fa Trapani, nel senso di entrare in campo e senza guardare gli avversari in faccia e andare lì. Siano dietro, avanti, 10 punti o 20 punti da noi non ci interessa di classifica. Siamo 20 punti avanti, 10 punti avanti, non lo dobbiamo guardare al tabellone, dobbiamo lavorare 40 minuti sempre. Questa è la mentalità che dobbiamo avere.